La Palmese fa festa perché ha triplice fischio finale ematicamente nei playoff. Primi 20 minuti di insonnia di una gara che sembra indirizzata sui binari della noia. Falso all'allarme perché ai rossoneri basta pigiare sull'acceleratore per mettere al sicuro la gara. Al 21esimo arriva il primo sussulto, manco regala una palla d'oro a Cioce che c'entra in pieno il palo con un difensore ospite a rifugiarsi in angolo per evitare conseguenze peggiori. Nonostante il roboante vantaggio, la prima frazione si chiude con una tegola sulla Palmese, con manco che resta a terra, risentimento muscolare e gara finita. La seconda frazione offre però altre emozioni. L'inizio è copia del primo tempo e poco c'è da segnalare. Nel mezzo i rossoneri però pigiano nuovamente sull'acceleratore. Ed Arianna ha due ottime occasioni per aumentare il vantaggio, ma prima non trova la porta e successivamente vede la sua conclusione fermata dal palo. Ci pensa allora Montoro, ben imbeccato da Visone, a regalare il poker, portiere, superato e palla in rete. I rossoneri si rilassano un po'. Troppo, raggiunto il 4-0. E gli ospiti ne approfittano così sul finale, c'è gloria anche per Langri. All'80esimo dal calcio d'angolo, Sciciola trova la conclusione vincente, con Visone che per il guardalinea ha ribattuto oltre la linea. Nel recupero Belcore accorcia le distanze, Mosca fa tutto bene sull'out di destra e crossa per l'attaccante che trova la conclusione vincente.